Salve a tutti ragazzi, sono Saverio Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alle vostre carriere allenatore. Prima di cominciare vi ricordo di seguirmi sui social, Instagram, TikTok, iscrivetevi qui su YouTube, Twitch, trovate tutti i link in descrizione, vi aspetto. Mi sfrego già le mani, signori, perché sono proprio curioso. Vediamo che talenti e quale idee interessanti mi farete vedere oggi. Il primo progetto di oggi ce lo manda il mio amico Mickey ed è un Road to Victory scozzese fatto con il Motherwell. Ah, concluso questa scalata incredibile nel 2031 e questa è la formazione titolare. Ha detto che si è trovato in difficoltà con i difensori centrali perché non gli sono cresciuti e infatti ha dovuto abbassare McTominay sulla linea difensiva, composta da Heike, Porteous e Patterson. In porta invece Kelly, che viene consigliato dallo stesso Mickey perché è il portiere del Motherwell e continuato a crescere, ragazzi, anche sopra i 30 anni. Ed effettivamente 86 di overall è veramente tanta roba. Ti avrei consigliato effettivamente come difensore centrale Welsh, ma noto che ce l'hai anche tu. E mi fa veramente strano che non sia cresciuto. Anche Porteous potrebbe dare sicuramente qualcosina di più. Mi piace invece quel Doig, terzino sinistro, che è diventato un 85. Per il resto, centrocampo centrale con Ferguson e Gilmour. Bel centrocampo. Come trequartista abbiamo Anderson, l'abbiamo già visto nello scorso episodio delle vostre carriere allenatore, un occhio di riguardo sicuramente per quel tridente lì davanti, Moffat, Joseph e Henderson. Guardate che overall spettacolari che hanno. Ma chi sono? Il primo Kyle Joseph, la prima punta, 29 anni, 92 di overall e fra poche settimane raggiunge pure il 93. Ottime caratteristiche, noto subito, soprattutto di velocità, wow, e anche di fisico non scherza il ragazzo. Alla fine elevazione, resistenza, forza 89, posizione d'attacco 99, finalizzazione 93, con addirittura controllo palla e reattività rispettivamente 98 e 99. Parliamo di una prima punta alta 1,85 m dello Swansea, con 61 di overall, 76 di potenziali, 19 anni, quindi tu l'hai realmente fatto esplodere, che parte già con un'ottima accelerazione e un'ottima velocità. Questo qui è Owen Moffat, alla sinistra di 29 anni, con caratteristiche eccezionali dal punto di vista della velocità, il dribbling, 96 di dribbling, ragazzi, poi con quell'agilità e quella velocità devastante come ala. Si parla di un'ala che può fare entrambe le fasce, può fare addirittura la prima punta, di proprietà del Celtic, 1,73, e queste sono le dimensioni giuste secondo me per un'ala, abbastanza rivedibile come affermazione. Però guardate con che caratteristiche di movimento parte già questo 19enne. Veramente tanta roba, non lo conoscevo, come Joseph in realtà. Il terzo calciatore che volevo osservare più da vicino, che è in realtà anche quello che è cresciuto un pochettino di più, Henderson, 94 di overall, ha 30 anni. Più o meno le statistiche e le caratteristiche sono simili fra questi calciatori, anche se questo Henderson ha ben 8 punti di finalizzazione in più rispetto a Moffat. Eccolo qua, Ewan, immagino, Henderson. Ah, tra l'altro è una prima punta. È una prima punta con best position esterno destro o esterno sinistro. Quindi anche lui parte già con una buona dose di accelerazione, 1,75. Pensavo qualcosina di più, forse. Però anche lui intrigante, veramente molto molto intrigante, ragazzi. Devo dire che Road to Victory scozzese dal punto di vista offensivo ha molto da dare, effettivamente. Forse dal punto di vista difensivo pecca un pochettino. Tanta tanta roba. Oh, tre della tua squadra titolare non li conoscevo. Anzi, mettiamo anche Kelly, il portiere, che parte con 25 anni, 71 di overall, 76 di potenziale, tu l'hai fatto arrivare all'86, tra l'altro 1,84, quindi non è che sia altissimo come portiere. Hai fatto un ottimo lavoro, Mickey, complimenti, bravo. Il nostro amico Fede mi manda un progetto abbastanza particolare, non tanto per la squadra, ma quanto per come ha deciso di costruire questa squadra, perché a parte le due ali, quindi Wells e Timossi, i titolari sono tutti delle giovanili. Non so se si è reso conto di acquistare
dei regen. Questo non me l'ha specificato. Sono tutti inventati, quindi non lo so. Secondo me qualche regen da qualche parte c'è, perché sono cresciuti veramente in maniera stratosferica. Qua tu mi fai vedere Arnold, che è un AT tedesco, 24 anni, 98. Potrebbe essere un regen. Magari quello di Müller. Non ricordo Müller che ruolo ha. Però io ti faccio sicuramente i complimenti per la tua osservazione o comunque per il tuo settore giovanile. Ma a me quello che mi fa gasare sono questi nomi qui. Moritz Wells, la sua alla sinistra. Austriaco di 16 anni, 54 di overall, 74 di potenziale dello Sturm Graz. A 16 anni i dati più sviluppati sono chiaramente quelli di movimento, con un piccolo occhio anche, devo dire, al dribbling e al controllo palla. Il resto è sinceramente tutto da rivedere, però a 16 anni capite che avete la possibilità di modellare questi calciatori come volete. Moritz Wells non lo conoscevo. Gran talento, gran colpo. Per non parlare di Alex Emilio Timossi Anderson, 20 anni, esterno destro, proprio dell'Austria, Klagenfurt, 67 di overall iniziale, 78 di potenziale. E ragazzi, questo quando corre non lo prendete più, già a 20 anni. 78 di accelerazione, 83 di agilità e velocità scatto, con 87 di equilibrio. Che esterno e destro. Quindi il cross, ok, però può anche rientrare di già, ragazzi, a 20 anni e magari tirare con il mancino. Quindi attenzione a questo calciatore. Abbiamo appena visto due carriere e siamo già a 5 talenti segnati sul taccuino, ragazzi. Questi 5 qui io li voglio assolutamente provare. Il mio amico Pulcino Pio mi manda questa carriera allenatore con la Sampdoria. Squadra che ha il suo appeal, sinceramente, per una carriera allenatore, un po' anche come l'altra squadra ligure, il Genoa. Qui abbiamo una formazione composta da Miranda, giocatore delle giovanili o comunque creato dal gioco, Kabak, Rugani, Garcia. In realtà in questi ultimi mercati, calciomercati, abbiamo visto di tutto e di più, sinceramente. Abbiamo visto Ampadu venire al Venezia, abbiamo visto Østergaard andare al Genoa. Forse il colpo Kabak Sampdoria non è poi più così infattibile. Stiamo parlando di un calciatore che forse non è riuscito a esplodere realmente. E magari in prestito, con in prestito secco, con diritto di riscatto, è un colpo che ci potrebbe pure stare in realtà. Visti gli ultimi mercati, ve lo giuro, non fatico neanche più a vederlo lì. Per quanto riguarda il resto, abbiamo Cristante sulla mediana. Mi piace che ci siano anche parecchi italiani, perché anche in panca vedo Caprari, Frattesi, Caldara. Mi dispiace un po' vedere Frattesi panchinato, però effettivamente forse Adli può dare quella qualità in più che al tuo centrocampo manca. Anche il colpo Adli ci potrebbe stare, perché Adli, se non sbaglio, è promesso sposo del Milan e un prestito magari alla Sampdoria ci potrebbe stare, anche se per fare le cose per bene si potrebbe optare per Stefano Sensi, che parte già con un buon overall, ti dà qualità, ti dà ottime doti tecniche e all'evenienza lo puoi anche spostare sulla tre quarti al posto di Orsolini. Per il resto anche in panca sei abbastanza coperto, c'hai anche Silva, anche lui un prestito di Silva non è poi così improbabile, e la copertura attacco è Raspadori Gonzalez. Tu ci hai tenuto a precisare che Raspadori è classico, ma tu non l'avevi mai provato, quindi hai fatto benissimo a prenderlo. È assolutamente un gran calciatore. Quel Gonzalez lì vorrei capire chi è. Ah, ok, è Nico Gonzalez, quindi una bella coppia di attaccanti. Beh, deve essere proprio devastante. E effettivamente, qui abbiamo 32 reti, 10 assist per Raspadori, 17 reti e 6 assist per Nico Gonzalez. Ti potevo consigliare un terzino destro italiano, ma del livello di Miranda, 19 anni, 79, c'è veramente pochissima roba, anzi non c'è niente italiano che possa crescere così tanto. Perché Bellanova ci può stare, ma 77 di potenziale e sicuramente non sarà cresciuto un granché. Se vuoi provare con qualcosa di esotico, sicuramente Pedersen del Feyenoord è il terzino destro che fa per te. È un colpo esotico, un colpo che non è impossibile, è un colpo che ci può stare. E soprattutto, secondo me, fra qualche anno sentiremo parlare di Pedersen. Quindi
Occhio a questo calciatore in caso Miranda te lo chieda qualcuno di particolare. Il penultimo progetto me lo manda Filippo e mi manda una carriera allenatore con il Duisburg, squadra che parte dalla terza divisione tedesca. Per cercare di rendere la carriera più realistica, Filippo mi ha detto che ha acquistato solamente calciatori tedeschi, austriaci, polacchi, svizzeri e questa è la titolare che ne è uscita. Olszowski, ottimo portiere, Calhanoglu. Tio, Sterju e Wagnoman, li conosciamo già tutti e quattro. Olszowski forse un pochettino più particolare, non tutti lo conoscono, magari dopo lo andiamo a vedere. A centrocampo abbiamo Martel, che dopo andiamo a vedere perché mi ha segnato anche nella carriera allenatore con lo Schalke, Kozlowski, Szymański, Wimmer, Demir e Bialek. La squadra è incredibile ed è cresciuta in maniera esponenziale. Veramente complimenti. Le seconde linee non sono all'altezza, ma la titolare è spettacolare. Questo è Olszowski, portiere giovanissimo del Gladbach, 19 anni, 63 di overall, 75 di potenziale. Potenziale assolutamente diminuito per questo portiere, aveva molto di più qualche l'anno scorso, forse. Guardate nel 21, ragazzi, l'hanno downgradato di parecchio. Downgradato di parecchio. Io l'ho provato quando avevo 81 di potenziale e non mi era dispiaciuto. Eccolo qua, quel dannatissimo Martel. Oh shit. 19 anni, 66 di overall, 84 di potenziale dell'Austria Vienna. È in prestito dal Red Bull Lipsia, sto balordo. Hai capito, Martello? È un bel mediano, ragazzi. 1,87 quel Cristiano. Porca miseria. Che bel medianello. E soprattutto, ragazzi, soprattutto Patrick Wimmer. Questo esterno lo voglio provare. Lo devo provare. Guardate il suo esagono quanto è particolare. Perché lui è velocissimo, agilissimo. È un esterno puro che spacca in due il campo con 4 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità. Ma non solo, perché ha una resistenza incredibile. E molto bene in dribbling e dal punto di vista anche fisico, abbastanza, devo dire. Quindi possiamo dire minchia, lo possiamo dire? Questo è un esterno incredibile. Gli altri della titolare direi che li conosciamo più o meno tutti. Tra Bialek, Demir, Szymański, Kozlowski. Assolutamente li conosciamo. Ma non solo hai fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della titolare, ma mi hai mandato anche una piccola chicca che mi fa morire ogni volta che la guardo. Eccolo qua, il calciatore più forte del mondo. Moritz Stoppelkamp, esterno sinistro, di 40 anni, con 23 di overall. Ha più anni di overall. Sì, grande Stoppelkamp. Questa cosa mi fa troppo ridere perché è un esterno e ha uno di accelerazione. Uno! Uno, vorrei provarlo. 7 di velocità scatto. Pazzesco. La cosa mi fa ridere perché in una mia vecchia carriera con lo Spezia avevo fatto arrivare Claudione Terzi, difensore centrale, a 36 di overall. E il problema è che quando arrivi a 40 anni l'overall non cala più, quindi bisogna fare i bravi fin da subito. Stop il campo. Eroe nazionale. Grandissimo, bellissima carriera e questa chicca è la ciliegina sulla torta. L'ultima carriera di oggi ce la manda il nostro amico Matteo, ovvero carriera allenatore con il CAS Aupen, se non erro, squadra del campionato belga. Mi aveva scritto un paio di righe e in quelle righe mi diceva che dopo 12 anni è riuscito a vincere la Champions League. Per lui è stata una carriera molto complicata, la squadra parte subito con un budget abbastanza basso e devo dire che in generale la squadra non mi dispiace, c'è stata una bella crescita di alcuni giocatori più conosciuti, altri che non ho idea di chi siano, però vedo che c'è ancora del lavoro da fare su alcuni uomini, perché Lorent, esterno sinistro 77, De Coster 79, difensore centrale, e Coyard 79, penso si leggano così. Sono overall abbastanza bassi per il resto della squadra, ma se ti sei trovato bene con loro è tutta un'altra storia. Di molto interessante, devo dire, in questa formazione, e sono anche un po' i calciatori che mi hai sottolineato tu, Bakayoko, vorrei vedere chi è quel Bakayoko, tuttocampista 96 di overall, e anche Kuipers. Ma sono molto interessato anche da Matazzo e Delcroix. Tiet o Taet,
il difensore centrale che adesso milita nel Bologna è un calciatore intrigante da tenere d'occhio. Ma un piccolo appunto lo vorrei fare anche sul tuo trequartista Trezor, che conosco. Se non erro, è quel calciatore che ha giocato anche nel Wilhelm II. Allora, con calma, passiamo prima a Mike Trezor. Dai, scimi. Trezor, eccolo qua il nostro tesorino mio. Trequartista che adesso gioca nel Genk. E guardate che stats. Mi fa molto strano sia cresciuto solo fino all'81. Anche Matazo è un torello. È un torello. A 19 anni, guardate che esagono ha. Madre natura. 72 di over, 83 di potenziale, gioca nel Monaco. Mamma mia, ragazzi. Questo in mezzo al campo fa il devasto, eh. Cioè, ma questo lo ara tutto quanto il campo, non solo una parte. Questo è Delcroix, difensore centrale dell'Anderlecht, con 78 di potenziale, niente di che, però l'hai fatto crescere in maniera incredibile. Oh, damn, bro. E questo è Johan Bakayoko, 18enne alla destra del PSV. Best position secondo il gioco esterno sinistro barra esterno destro è mancino, quindi sicuramente da quel punto di vista gli puoi migliorare il cross, il piede debole, però 18 anni ragazzi, a 65 di over con 84 di potenziale, questo lo spingi oltre il suo limite e tu l'hai fatto, incredibile, un calciatore pazzesco. Io vi amo ragazzi, io vi amo, veramente spettacolare anche questa carriera. Chi mi segue su Twitch sa la storia di questo calciatore e io te lo consiglio per sostituire il tuo attuale esterno sinistro, perché questo giocatore magari non potrà fare l'esterno sinistro tutto campista, ma signori, Largi Ramazzani, anche detto assuefatto, anche detto ansufatto, per la somiglianza con Ansu Fati, è un calciatore che in game non è male inizialmente, ha una buona crescita, ma soprattutto delle statistiche incredibili. Fa al caso tuo, controlla quanto è cresciuto, se no in una prossima carriera provatelo, provalo e fatemi sapere cosa ne pensate. Grande Ramazzani, grande al suo fatto. E grandi ragazzi, perché anche oggi abbiamo visto delle carriere incredibili e impensabili. Ho riempito il mio quadernino degli appunti, talenti su talenti su talenti su talenti ragazzi. Su talenti, tutto attaccato, diventa su talenti. Incredibile. Ma io come devo fare? Non riesco a provarli tutti. Siete troppo bravi. Vi voglio bene. Continuate così. Noi ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere qual è, secondo voi, la migliore carriera o il miglior talento scoperto oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Se non vi piace come così, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.